Buongiorno dagli studi dell'Istituto Cinematografico La Fornace. Buongiorno. E ovviamente sono Bandana Tom Sis. E io direi che questa è una presentazione abbastanza improvvisata, perché nemmeno il tempo di creare uno spot, diciamo, vabbè, ma non fa niente, no, tanto ovviamente riandrà in onda la replica. Io direi innanzitutto di dire due cosine velocissime su cos'è, diciamo, l'Istituto Cinematografico La Fornace, una cosa proprio velocissima. L'Istituto Cinematografico La Fornace, per appunto, è una realtà che non c'è, è una non entità che si fonda solamente su un sito, www.istitutolafornace.tv, e abbiamo creato varie cose, come due penso capolavori come Vergini delle Rocce e Terra Bruciata. Ovviamente Vergini delle Rocce credo che abbia avuto più successo. No, vabbè, perché quello forse è stato più conosciuto, sì, che sì, è il momento di YouTube. Con quello. E La Fornace TV è, diciamo, l'emanazione di questo istituto, l'emanazione televisiva, perché attraverso questa web TV, che è nata penso per rimanere tale, viene distribuito tutto ciò che riguarda la produzione televisiva. E niente, però attualmente abbiamo avuto, leggo dalle note, perché non, ovviamente è un numero che non mi ricordo a memoria, e abbiamo avuto una cosa come 230.000 minuti di visione, cioè significa quanti minuti è stata vista La Fornace TV da quando è stata creata, cioè dal 2009, e quindi niente, quindi diciamo che comunque è un numero sicuramente molto più alto di altre web TV locali, però comunque penso che l'intenzione sia quella di aumentare e magari creare per l'appunto ecco perché questa presentazione, questo palinsesto, creare un palinsesto vero e proprio, un'offerta, una cosa ovviamente sempre amatoriale, non qualcosa di professionale, anche perché ecco, abbiamo un istituto che non è nemmeno, non esiste, quindi non credo che si possa o si dà vita a qualcosa che di più, ma ci vorrebbero gente, mezzi, anche soldi, esatto. Soprattutto quello. E niente, allora, prima di andare a fare una presentazione di qualcosa, io più che altro una presentazione di cosa è stato fatto, perché penso che molti, magari uno dice ah sì, c'è sta web TV, ma ancora vede, guarda quattro cosine e poi non capisce tutto quanto. Magari penso male di fare una presentazione anche di ciò che abbiamo intenzione di fare. Certo. Per esempio, già come istituto, allora mi accennavi la presente presentazione che abbiamo fatto in modo molto più amatoriale di questa, perché anche se era già stata presentata parecchio, comunque stati diversi problemi all'inizio, questa comunque è la nostra seconda diretta in realtà, per cui comunque siamo ancora un po' in rodaggio. Avevo in mente di fare anche di ampliare l'offerta dell'istituto con dei videoclip. Sì, l'idea è di un videoclip musicale, in realtà uno l'avremmo già girato una volta, ma poi non si era concluso perché non si era trovata la musica. Noi eravamo stati bravissimi a fare il nostro video, poi la canzone non era arrivata. Devo dire. L'idea era di dare una storia a una canzone dell'ultimo album dei Radiohead, che si chiama Codex,
credo sarà possibile girare un clip quest'estate. Ho trovato già un'attrice in questo, anzi, c'è stata addirittura una rosa di attrici possibili, poi Stanno a una selezione. selezione anche dovuta a impegni, malattie, eccetera, di altre. Comunque ne abbiamo una brava attrice che credo potrà sostenere bene questo ruolo. Il video è molto interessante, almeno a mio avviso, e molto suggestivo. Insomma, diciamo, da questo punto di vista intendiamo ampliare quindi l'offerta della Fornace. Certo, per quanto riguarda questo, per quanto riguarda l'istituto, ovviamente film per ora non No, film per ora non ne abbiamo in programma, non abbiamo il cantiere, forse un sappiamo. cantiere quanto riguarda Serenità, però Sì, dopo. però Serenità è un bel sogno. Forse un giorno si manderanno in diretta magari gli spezzoni di un bel non finito. Non so se un giorno sarà possibile anche finirlo, magari con organici un po' ridotti, perché la difficoltà è sempre quella: trovare gente che ci creda, trovare gente che si impegni, che abbia il coraggio di andare fino in fondo. Beh, certo, per quanto riguarda il non finito, diciamo, si può già incominciare un po' a fare, diciamo, siamo ancora un po' in fase, insomma, di ammodernamento dei vari sistemi, perché abbiamo avuto un po' di stallo, oltre alla Fornace TV. È stato finora solamente una rotazione continua di video. Adesso siamo riusciti a trovare un po' più di mezzi, quindi stiamo cercando un po' di, per appunto ci sono alcuni spot che abbiamo realizzato proprio a breve, cose così che prima non erano possibili. Io direi innanzitutto prima di vedere, sto annunciando ormai, chi ci guarda era che palle questo, di ricordare i metodi con cui è possibile interagire sia con l'istituto sia con la Fornace TV. È che noi abbiamo attualmente anzi in realtà ce ne abbiamo due di contatti Skype, Sì, del tuo. c'è il mio. Allora, uno che è per appunto quello mio, basta cercarmi, tanto una bandana non è difficile, nemmeno Anche Tommaso Tommaso Mario. Mario 88. E oltre alla web TV che è possibile trovare sia sul sito che su livestream.com cercando la Fornace TV, comunque è più facile credo cercarlo sul sito che istitutofornace.tv, lo ripeto per chi magari non l'ha sentito poco fa, e lì è possibile anche magari utilizzare la chat e poter scrivere le proprie stupidaggini. Posso dire anche cose serie, c'è il limite alla fantasia. È possibile anche per chi ce l'ha su Twitter, magari se uno vuole parlare a Fornace può anche mettere a Fornace di più normale, però magari utilizzando spero di dirlo bene, purtroppo in inglese sono una chiavica, l'hashtag, che è quella sorta di cancelletto davanti scrivendo la Fornace TV tutto attaccato, così magari uno fa crescere questo hashtag e diventa magari tra i primi che ne sappiamo. Oppure attraverso un nuovissimo indirizzo di mail che è la Fornace TV tutto attaccato @istitutofornace.tv, un po' lungo però è quello un po' più diretto, se no insomma sono vari indirizzi di mail, basta leggere insomma su contatti, la sezione contatti di istitutofornace.tv. Sì, di recente è stato aperto Ecco. un gruppo Facebook che ha una ventina di membri, alcuni dei quali partecipano anche a qualche discussione. Su questo gruppo sono, oltre a essere possibili delle discussioni, sono anche presenti i video recentemente diciamo, realizzati, e anche quelli più vecchi. Quindi, dato che appunto Facebook è uno strumento in continua crescita, usato universalmente, può essere utile, o comunque può essere Certo, carino certo. anche iscriversi a questo.
i video, ti faccio questa domanda perché io non sono molto cosa di Facebook, ma proprio perché Tramite... lo odio parecchio. Sì. Chi odia Facebook mi amerà, chi invece ama Facebook mi odierà. Io per esempio non so perché sapevo che attraverso Facebook, cioè voglio dire attraverso livestream è possibile mettere su Facebook, invece avete Io utilizzato YouTube. ho utilizzato YouTube e Ah, poi tanto. ovviamente ho linkato il sito dell'istituto. Ah, ok, quindi attraverso YouTube, perché noi abbiamo anche un canale, sempre istituto CIN La Fornace, se non mi ricordo male, comunque sicuramente andrò cercando su istitutolafornace.it, sì, ciao, istituto cinematografico La Fornace, sicuramente riuscire a trovare i video. E niente, io direi di vedere velocemente quello che è stato finora fatto, una delle due produzioni, diciamo, principali da quando, diciamo, iniziata, tra virgolette, la Fornace TV Revolution, che sono una produzione abbastanza nuova, cioè la Fornace per il ciclismo è abbastanza anche mirata. Io inizierei vedendo i video diciamo, della prima. Saltavo tutto. Va bene, tanto comunque registriamo. È saltato tutto, pazienza. E niente, quindi io direi di vedere velocemente il video della prima, diciamo, il primo passaggio del Giro d'Italia. È stato documentato da noi, in realtà vedremo solamente dei pezzi che non c'entrano assolutamente nulla, che sono, diciamo, direi la cronoscalata del Valico Montenegro. E va bene, nel frattempo che noi rimediamo questo inconveniente tecnico, vi vedrete questo. Faccio di riprendere, sa che giro io. Indiana. Sa che monta la bicicletta con la macchina Leone, posso con lui. Che c'entra di. Mi aggancia a Brian. No. Mi aggancia a traino, che ne ha proprio. L'ho avuta. Mamma!
fanno un passetto anche. Poi ecco non vedi pedali di Non infatti non deve fare non deve fare in quel modo perché mezzo sta bilancia la crolla si va nella qualche volta di qui adesso guarda proprio dopo io mi ricordo quella volta però l'ho stato male pulito allora lui fece cioè facciamo stavamo nel bagno no? Sì, sì, me lo sorriso prima io ti hai fatto il voto e lo scatto subito no mi ricordo quella volta che sento mi sono fatto lato lui mi ricordo prima io stessi non andavo al bagno da ciccio e io perché? Stavo di tanto che ho fatto quella mattina ho preso sarà colpa tua? E che c'è? Mare mangiava. No! No! €10! Incredibile! Ben 9 prodotti ufficiali del Giro d'Italia per soli €10! Solo €10! Controlla il gabibbo! Il ritardatario c'è? Un minuto. Vieni giù tutta una tra... Allora, riprendiamo questa che in realtà era partita come diretta, invece sarà come differita, come riproposizione al futuro, perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi, quindi sappiamo che attualmente non siamo più in diretta. E vabbè, pazienza. Comunque, ora poi penso... Vabbè. Vedremo come organizzarlo con il palinsesto. Nel 2011 invece quella che è stata solamente un passaggio poi è stata in realtà proprio un arrivo di tappa per cui potevano non esserci le nostre telecamere e abbiamo ripreso anche questa volta sempre per il ciclo no, per il ciclismo abbiamo ripreso questo arrivo
per cui ora vedremo velocemente alcuni spezzoni, diciamo, di questo arrivo di tappa. Infatti mi sembrava strano che facevano passare per qua. Ma guardate! Ma grazie, forse con quel camion gigantesco in quel modo. Ma gliel'hanno detto, vedete il giro, ma non la terra. Attilio! Ah, ma quando hanno fatto passare un addio bonus, si sono forti. Come fanno sempre? Nella cara. Dai, sto attento al computer. Cioè, era stretto per lui. Ma guarda lì, gliela fa provare. Ma niente. Lo faranno andare dritto, capace. Ah, va bene. Ah, ci faranno andare sopra di là. Poi lo fanno girare. Come mettono a girare il camion? Ma avanti. È proprio inceppato. Fermo. Vai, 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 vai. È quello che è cascato. Non è che è tutto rosso. Sei rialzato. Hai capito? No, qui, lassù dove arriviamo. Ma mai un po' tutti sono cascati. Giuro è sicuro. Vai, 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 vai. Tirate. Fa passare tutti, chi sta? Un attimo, dai, aspetta. Aspetta. Ciao. Oh, ciao. Allora, eccoci. Dopo aver visto quest'altro filmato, io tanto a questo punto taglierei direttamente il fatto della produzione della Fornace TV, cioè i film, magari metterei successivamente la diretta, per cui non staccate, la diretta, era nata come diretta, per cui subito dopo questa trasmissione, se rimanete con noi, vedete già i Vergini delle Rocce che seguiranno, insomma, quindi vedremo direttamente il trailer, subito ovviamente da film manderemo proprio in versione integrale, compreso il backstage. E niente, io direi quindi a questo punto di vedere quello che proprio sarà il palinsesto futuro della Fornace TV. Allora, innanzitutto penso che
quello che sicuramente proseguirà come, come produzione, come progetto, sarà la Fornace per il Ciclismo. Sì. Io già, vabbè, io non ho 80 anni, ma lo vedremo anche successivamente, già ho fatto alcune prove per quanto riguarda una cosa che sarà stile, diciamo, Cassani quando fa la presentazione alle varie tappe. E penso che sia assolutamente fattibile, certo in uno solo forse è un po' difficile perché rispetto a andare con la telecamera. No, questo è impossibile, però se uno va in bicicletta e l'altro segue in macchina si può fare tranquillamente. Comunque anche con già magari ispezioni, visto come fa lui, che sì. Arriva, cioè nel senso fa giusto quei due metri, perché da dove questo fa, cioè, fa sì. Due metri e già questo pezzo è più quello più difficile. No, va bene. Tanto volendo l'audio si può anche montare a posteriori, per cui non è quello il problema. Un'altra produzione, sicuramente ora già ho preso contatti, ovviamente tutto andrà a vedersi con la disponibilità non solo delle persone interessate ma anche degli operatori. Sarà una cosa analoga a Fornace per il Ciclismo, ora non è detto che sia uguale anche il titolo, cioè nel senso la Fornace per il Calcetto, non è detto che per forza debba chiamare così, può essere chiamato in qualsiasi altro modo, che probabilmente sarebbe la registrazione, ora non so se in diretta oppure a mandare insomma una post produzione di delle partite fatte in modo amatoriale tra insomma persone che qualcuno in realtà ha anche giocato insomma a livelli professionistici, però insomma comunque la roba così come magari, calcetto, sì, veramente il calcetto a 5, quindi non il solito calcio, le solite squadre blasonate, cose di questo genere, ma insomma roba un po' più amatoriale come piace a noi. Ora, per quanto riguarda delle cose improbabili, sicuramente che avevamo detto già anche nella precedente presentazione, saranno dei cartoni animati che sicuramente avevamo già sentito con una disegnatrice, che sarà difficile per noi poterlo mettere, non so, se si supereranno magari sì, però attualmente troviamo alcune difficoltà per quanto riguarda mandare il disegno in sequenza in modo tale che scappa fuori un vero e proprio cartone animato. Per cose che invece hai in mente tu, cosa ci potrebbe essere? Un po' più sicuro, a parte il videoclip, non so. Ma a parte il videoclip perché avevamo pensato anche a una sorta di, diciamo, di momento musicale. Ah, di questo. Sì. No, io avevo pensato piuttosto a, siccome c'è già abbastanza ben avviato un programma sì. Che si trova su YouTube tranquillamente, si chiama Io sono letteratura, ovvero dei piccoli video abbastanza brevi in cui si parla di letteratura, si pongono delle opinioni, idee, eccetera, oppure si legge un passo letterario, avevo idea appunto di diciamo, unirci e di affiliare questa iniziativa a noi e trasmettere per esempio alcuni di questi clip. Ad esempio una cosa molto buona sarebbe quella di fare una sorta di collaborazione con questi, cioè nel senso sì, ok, magari mandarlo a noi, tanto noi non gli chiediamo né denaro né cose, cioè nel senso se vuole insomma, non è che per forza comparire con una produzione nostra, però magari può essere appunto un'associazione, un'affiliazione, certo. Noi ci guadagniamo soltanto, loro ci guadagnano soltanto, cioè perché ci si tratta di ampliare, esatto, di fare in testo. E niente, una cosa invece un po' più possibile, ma io ho fatto il verso del cavallo perché non so sinceramente se quanto possa essere possibile, sarà quella di un TG, diciamo, ora per ora la TG a Fornace, poi insomma anche questo andrà rivisto. Attualmente abbiamo visto insomma come è possibile il titolo,
stiamo ancora accordandoci sul tipo di formato, cioè nel senso come impostarlo, se un po' stile TG di Mentana o roba un po' più TG-com, per capirsi. Però insomma questo potrebbe essere forse un'idea magari di un TG che guardi sia al mondo sia alle cose un po' più locali, certo bisogna un po' vedere, per cui il problema è sempre il fatto dell'amatorialità, no, perché comunque non è che si può vedere dietro una redazione, comunque siamo sempre insomma un po' tra di noi, dobbiamo fare queste cose, per cui non so assolutamente se questo può essere fattibile. Però ecco, non so, se non altro dare qualche volta diciamo dei saggi di ciò che accade sul territorio, questa è una cosa meritoria, sì, e anche possibile. Anche insomma, tu mi parlavi esattamente anche sì, non solo un'edizione giornaliera, ma anche una anche sorta di, ecco, di diciamo TG7, insomma. Sì, mi viene sommario, ma non è la parola giusta. Reso conto diciamo sì, della settimana. Anche del mese, vedremo, insomma, ora questo qui. Sicuramente un palinsesto diciamo possibile potrebbe essere quello lì che la mattina rimarrà invariato a come attuale, cioè una rotazione diciamo di filmati, film prodotti dalla Fornace e aggiunto, ora non so se ci sarà pure il Fornace per il ciclismo, per appunto quei video che abbiamo visto poco fa, ovviamente in versione integrale, nuove dispezioni, e anche alcuni video presi da internet, alcune diciamo, trasmissioni, cose di questo genere, per l'appunto potrebbe esserci il fatto di ampliare questa scelta, cioè, di aumentare ancora di più alcuni filmati, però non vorrei fare concorrenza a YouTube, no, anche perché noi abbiamo già un canale YouTube dove mandiamo alcuni sì, questi filmati, cioè tutto quanto la Fornace per il ciclismo, ovviamente cose in diretta, questa non so, questa presentazione come riusciremo, se riusciremo a mandarla su YouTube e niente, e ovviamente poi il pomeriggio era pensato, ecco, questa trasmissione che riguarda la letteratura, ho alternato insomma questa qui per il calcetto, c'era anche in programma anche una sorta di trasmissione musicale, ora per chi ha Sky può vedere queste cose, questi film, queste televisioni, una roba analoga a quella lì che trasmette Rock TV, se non mi ricordo male, il programma, se non ricordo male anche questo, perché troppo basico saltuariamente scale questi canali, dovrebbe essere Database di Pino Scotto, una cosa simile, nel senso non sarà nello stesso identico modo, spero, spero di differenziarmi in ciò, conduttore dovremmo avere una conduttrice abbastanza nata per il tipo di format, per cui molto non tanto rocchettara, ma insomma abbastanza pratica della musica, e niente, quindi questo più o meno potrebbe essere all'inizio. Come cosa sicuramente potrebbe esserci per esempio la ripresa di alcuni eventi in diretta, sì, tanti proprio del territorio, ovviamente questo. E va bene, io direi, quindi a questo punto diciamo questa sorta di presentazione sarà fatta più che altro come rodaggio per eventuali appunto ulteriori dirette. E direi di concluderla velocemente ricordando alcune cose. Innanzitutto la Fornace TV abbiamo creato un nuovo logo, è possibile vederlo anche direttamente mentre voi state guardando ovviamente sulla vostra sinistra, sulla nostra destra ci sarà questo login, ovviamente riprende molto quello lì dell'istituto e richiesto anche un po' per farlo e
L'intenzione era anche quella di aumentare il numero degli spot, anche perché noi non prendiamo ovviamente, non credo che metteremo pubblicità, no. Anche perché ci vuole dietro una società, un qualche cosa che riprende questi soldi. Perché poi offrire spazi pubblicitari è questo. Cioè, o possiamo fare sorte pubblicità magari qualche cosa locale. Sì, ma non però che bene. Non credo possa avere contenuto economico. Esatto, cioè magari qualcosa di qualche evento, non di più. E quindi questo. Ora, per quanto riguarda poi il palinsesto, oltre a quello lì che vi abbiamo detto noi, non so se metteremo anche noi la signorina Buonasera che fa la presentazione, a parte ci abbiamo una bellissima voce che ci faccio, anche nelle pubblicità, mi stavo incartando, è possibile vedere il palinsesto anche nella pagina riservata proprio alla fornace TV del sito dell'istituto, che è /lafornacetv tutto attaccato .html, che sotto c'è scritto tutto quanto il palinsesto ora per ora, però penso potremmo anche mettercelo magari una sorta di quella cosa, intanto la signorina buonasera, ma magari a quest'ora vedrete questa, a quest'ora vedrete questo, perché sto prendendo un po' spunto da San Marino RTV, che c'ha questa cosa simile, spero non ci riuscirò mai a fare uguale, anche perché loro stanno sul satellite, per cui già questo dice tutto. E anche che noi penso rimarremo solamente su web e penso che ci basta ciò, anche che noi siamo in Mondovisione. Niente, quindi a proposito di Mondovisione, per ora mi penso di mantenere questa cosa di Eurovisione quando parte la diretta, che penso sia una sciccheria. Poi ovviamente poi quando passeremo un po' più penso che si dimostrerà per quello che è, cioè una cosa ridicola. Mondovisione non è l'Eurovisione, per cui l'unica cosa è che quello che dovremmo fare sicuramente ora, sì, ok, creiamo un palinsesto, ma creiamo anche gli spettatori, un po' come creiamo l'Italia, ma gli italiani. Certo. Quindi sicuramente quello che dovremmo più operare è sicuramente sul calderone di spettatori, papabili spettatori, che è Facebook. Certo. Come hai detto tu, attraverso appunto ora non so un gruppo che è, non mi ricordo più, sì, scusami. Sì, non è abbastanza banale, istituto La Fornace. Istituto La Fornace, per chi è pratico di Facebook sicuramente lo troverà immediatamente, per cui iscrivetevi, ovviamente guardate il più possibile, noi cercheremo di essere anche più puntuali rispetto anche a questa presentazione che abbiamo fatto un po' così. Ovviamente la replica verrà rimandata con una pubblicità che vi scoccerà tantissimo, però ecco, una cosa che sicuramente vi manderemo a breve, però io devo ancora guardarlo, sarà, c'è stata una sorta di notte bianca del bavaglio, contro la legge bavaglio, una cosa di questo genere, ora non so il nome preciso, devo riguardarlo. Ovviamente rimanderemo questo qui in diretta, abbiamo mandato tutti in piedi in diretta, una difficoltà immensa perché è stato un problema che non abbiamo potuto mandarlo direttamente ma attraverso un altro sito, per cui c'era tutto il problema del buffering, ma tutte cose che speriamo di risolvere a breve. E niente, quindi io direi che quello lì che dovevamo dire l'abbiamo detto praticamente tutto, ovviamente la replica verrà rimandata con tutte le varie cosine, per cui mentre vi abbiamo parlato sicuramente saranno già comparsi, e vari indirizzi e cosine che vi avevo detto precedentemente. E niente, quindi io vorrei ringraziare velocemente, non il computer perché ci ha saltato, e ci ha fatto maledire tutto quello lì, tutti i vari ingegneri che l'hanno progettato. Sicuramente Livestream che ci ha permesso quel pochettino di presentazione in diretta, e quello lì che rivedrete e che state vedendo attualmente. E niente, quindi seguite La Fornace TV perché prossimamente rimanderemo
questa presentazione. Io ringrazio Tom Sisso per... Io ringrazio te per il supporto tecnico e per il programma in sé. La Casalecci per quanto riguarda tutta quanta i costumi, le cose, anche se vestiamo vestiti nostri. E niente, quindi buon proseguimento con i programmi della... Ah, giusto, con i Leggi le Rocce, che seguirà subito dopo questa nostra presentazione. Arrivederci.